qui nel salotto di Dummies at the Box, sempre per quanto riguarda la nostra rubrica Talking with Friends, prima puntata dopo la pausa estiva. Come sapete, a noi piace raccontare storie parlando di sport, anche lo sport, quello che pratichiamo, quello bello tosto, duro, che è il CrossFit, ma non solo. Oggi ospite con me, sapete che quando ci sono io spesso e volentieri si parla di donne, con le donne. Oggi ospite con me c'è Alessandra Cassolaio. Ciao Alessandra! Come stai? Ciao. Come stai Alessandra? Bene, bene. Tutto a posto. Voglio fare una piccolissima introduzione di te, perché chi è Alessandra? Magari qualcuno non ti conosce. Dico un po' quella foto. Alessandra è una CrossFit Adaptive. Chi pratica CrossFit sa magari di che cosa stiamo parlando. Dico anche che Alessandra, poi ci parleremo e ci addentreremo nei vari discorsi, è una testimonial dell'associazione Bionic People. Ha creato diverso tempo fa, poi parleremo anche di questo, una pagina Facebook, correggimi Alessandra se sbaglio, che si chiama Noi Amputati, giusto? Esatto. Dove conta parecchi membri, e quindi Alessandra, come avete ben capito, pratica sport con una protesi. E questa cosa non l'ha affermata, quindi se andate a scorgere la sua pagina Facebook vedrete Alessandra anche mentre fa il salto con la corda, cioè ragazzi, quindi non abbiamo scuse. E quindi Alessandra, parlami un po' di te, parliamo, chi è Alessandra? Cosa fai? Raccontaci un po' di te. Allora, in realtà Alessandra è una ragazza, se vogliamo dire, ma di 30 anni. Che nella vita ha avuto qualche sfortuna, diciamo, nel senso che a 15 anni ho avuto un incidente ferroviario che mi ha portato via la gamba sinistra, ma non ci siamo mai perse d'animo. Quindi fondamentalmente io ho continuato il mio percorso di studi, ho preso il diploma senza perdere poi l'anno effettivo. Dopodiché ho lavorato per qualche anno in un'azienda e poi sono entrata in un'altra azienda che è quella mia attuale, che in realtà è un'azienda normalissima, quindi io conduco una vita normale, nel senso che lavoro, ho una famiglia, una casa, e in più mi sono appassionata a questo sport che è il CrossFit ormai da qualche anno, dal 2018 circa. Diciamo che io all'inizio l'ho vista come un po' una sfida che non sapevo se potevo affrontare, nel senso che quando ho iniziato io il CrossFit, l'adaptive era quella cosa che non era molto in voga, nel senso che il CrossFit stava prendendo piede in quel periodo, forse anche qualche anno prima, ma gli atleti adaptive erano ancora molto pochi. Poi io ero un po' spaventata dalla cosa, nel senso che non sapevo avessi potuto affrontarlo. E invece poi, così presa dalla curiosità, ho cercato un box nelle vicinanze, ho trovato sul mio percorso di vita CrossFit Peschiera Borromeo, che mi ha accolto a braccia aperte, perché quando ho scritto al tuo coach, alla parte, specifico al coach, che è Rodrigo, che saluto e ringrazio. Salutiamo, che lo tagliamo poi. Esatto, e diciamo che lui mi ha accolto a braccia aperte, mi ha detto, sì, guarda, io in realtà non ho mai avuto a che fare con un atleta adaptive, però le sfide non mi spaventano, ci informiamo e vediamo. In realtà anche sono partita con lui con dei personal per imparare le skills, come poi fanno un po' tutti, magari gli altri lo fanno nelle classi. Ho iniziato con dei personal e dopodiché, dopo aver acquisito un po' di esperienza, sono entrata nelle classi. Tu mi dicevi, perché noi ci siamo un po', abbiamo fatto una chiacchierata prima, ragazzi, ovviamente io con le mie ragazze, con i miei ospiti, faccio prima una chiacchierata introduttiva per conoscerti e conoscerci, eccetera, eccetera.
Tu mi hai detto che ti sei un po' appassionata a questo sport perché ti sei imbattuta in un famosissimo video di, mi sono segnata anche di chi, di Zach Rule, dove fa un Tabata, ragazzi, per chi non l'avesse visto andate a vederlo su YouTube, impressionante, 4 minuti dove non manca assolutamente niente, dai bar muscle up, ai stand, ai toast to bar, cioè, ragazzi, in carrozzina questo ragazzo fenomenale, quindi ovviamente Alessandra dice ma se ce la fa lui in qualche modo ce la potrò fare anche io e quindi tu lì hai preso coraggio, dici fammi informare, fammi vedere un attimino se ce la posso fare, se può essere una cosa adatta a me, giusto? Sì, esatto. In realtà tra me e me ho pensato anche non farò mai tutto quello che sto facendo. quel ragazzo lì, e diciamo che ha anche una portanza fisica importante. Detto ciò, però, diciamo che il mio obiettivo non era arrivare a fare quello che fa lui, il mio obiettivo era provare questo sport che prima di sapere che fosse anche per Adaptive mi aveva sempre un po' curiosito e provare a vedere come poi riuscivo ad adattarlo su di me. Quindi certo, per me poi ogni percorso è stato, cioè ogni ostacolo che superato è stata una cosa, una vittoria che ho portato certo a casa. Che poi parliamo un attimo del concreto, che ovviamente per non chi non sa che cos'è gli adatti, per chi non ha in questa condizione. Cosa che mi domando, per praticare sport, adesso in questo caso parliamo di CrossFit, invece il discorso protesi, cioè è dovuto potevi farlo con una protesi tra virgolette tradizionale, hai dovuto procurartene una che sia stata adatta per fare questo? No, in realtà no, io faccio CrossFit con la protesi che uso per tutti i giorni da cammino. Quindi non ho adattato niente sotto quel punto di vista, nel senso che poi vabbè, io ho una protesi che è tecnologicamente molto avanzata, perché oltre ad essere testimonial di Bionic People sono anche testimonial di Octobok, che è una delle maggiori aziende produttrici di componenti protesici. E di conseguenza diciamo che ho sempre avuto, anche grazie a loro, delle tecnologie piuttosto avanzate, quindi ho un ginocchio elettronico che appunto mi permette di avere un passo più fluido, nel senso che lui mi accompagna, un piede in carbonio che comunque dà una bella spinta e quindi alla fine ho un bel sostegno, e di conseguenza io personalmente non ho mai dovuto adattare. A volte ho adattato dei movimenti togliendola, perché su alcune cose effettivamente alla fine ho un peso un po' morto, diciamo, okay, no? I toast to bar, ad esempio, mi vengono meglio senza protesi, perché ovviamente devo portare su solo una gamba. Certo. Portare a peso morto non mi facilita moltissimo. Il problema poi a volte è che non posso stare lì a togliere, mettere, togliere, mettere, togliere, mettere, anche perché poi sappiamo benissimo che i workout spesso hanno insieme dei movimenti per la quale magari a volte serve, a volte non serve, a volte serve, a volte non serve, e per cui di solito io comunque mi adatto tenendola. Io se posso fare. Poi se capita, è capitato quando facevo i personal, che vabbè, allora era proprio tutta mia, quindi certo, mi potevo gestire, in quel caso ero più precisa sui movimenti, perché poi io negli anni ho fatto anche qualche qualifica per i Budapalusa, qualche brava qualifica per gli Open, per i Games, e quindi quando era un po' più così competitivo la toglievo, quando invece è semplice allenamento diciamo che la tengo e buona lei. Senti, facciamo un passo indietro. Tu mi hai detto appunto che hai avuto questo incidente quando eri molto giovane, quindi una ragazza proprio nel pieno della vita, tante esperienze da fare, tante cose. Quando ti è successa questa cosa qui,
Come l'hai presa? Che sensazione hai avuto? Allora, io ti dirò, forse sono un po' anormale sotto questo punto di vista, ma l'ho sempre presa in modo molto positivo, nel senso che, avendo proprio visto la morte lì a fianco a me praticamente, perché quando sei sotto un treno tutto pensi meno che ne uscirai viva, fondamentalmente, e ho detto, cavolo, sono stata fortunata ad essere ancora qui, mi è stata data una seconda possibilità, sfruttiamole al meglio. Quindi Certo. poi non ti nego, e io l'ho sempre detto a tutti, che le giornate no, ci sono state, gli sfoghi, i pianti, le arrabbiature, ci sono state, sono sicura che ci saranno negli anni, nei mesi, nei secoli. Chissà quando sarà, però diciamo che cerco sempre di essere tendenzialmente positiva e propositiva. E qui, passato il primo momento, che ovviamente sicuramente avrei avuto una riabilitazione, avrei passato del tempo sicuramente prima di mettere la tua prima protesi. E il primo giorno in cui l'hai indossata, tua sensazione? Un trauma. Sì, perché poi il problema lì è stato, ecco, forse quello è stato il primo vero trauma. Parlaci di quello, cioè Perché? anche. Io parlo con te perché so che tu ne parli tranquillamente e Certo. diciamo quello che a me piacerebbe è soltanto, non soltanto raccontare la tua storia, ma chi magari sta vivendo un percorso quale il tuo, che invece insomma sono tutte fasi che normali e sensazioni che uno vive. Appunto, dato il momento, è che comunque la vita va avanti e si possono fare tante cose in realtà. Quindi ritorniamo a te. Quindi per te è stato un trauma, mi dicevi? A me, io l'incidente l'ho fatto nel 2007. Nel 2007 diciamo che la tecnologia non era così avanzata come adesso, nel senso che noi adesso ci sembra tutto così molto vicino, ma diciamo che il boom tecnologico c'è stato dal 2010-2011 in poi, i social e tutto. E anche se sembrano passati pochi anni, in realtà ai tempi, quando è successo a me, non c'era tutta questa informazione e di conseguenza io mi affidavo a quello che mi veniva detto, nel Quello che ti senso che veniva da me detto, proposto, ovvio. venivano dei tecnici ortopedici di un'ortopedia che non dirò mai perché gli farei solo della cattivissima pubblicità e quindi. Va bene. E queste persone qui mi dicevano: guarda, tu avrai una protesi fenomenale, non sembrerà neanche che l'avrai, non sembrerà la tua, stai tranquilla, camminerai bene. Mi hanno portato praticamente un vaso performato, senza prendermi le misure, me le hanno prese con un centimetro. Di solito, spiego perché ovviamente non lo Sì, sa, per raccontaci. bisogna fare un calco in gesso e precisamente le misure di quello che resta della tua gamba, che in gergo si chiama moncone. E di conseguenza questi mi hanno portato una cosa preformata con delle misure prese con un centimetro, quello da sarta, un ginocchio che boh, lo aprivo, cioè, era bloccato, non era bloccato, non si capiva. Ricordo benissimo che loro mi dicevano: tu devi camminare perché tu devi imparare a camminare, e quindi mi obbligavano, tra virgolette, cioè sì, mi obbligavano alla fine a usarla. Credo che fosse anche così, nel senso che una ragazza di 15 anni non poteva non usare una protesi, capito? Certo. Detto ciò, io per fare 100 metri partivo che il piede era dritto. Facevo 100 metri e il piede era girato di 180 gradi, me lo trovavo dietro. Quindi Caspita. capisci bene che per quanto mettere, in realtà era difficile da gestire la Certo. cosa, per cui quello mi sono un Quindi po' diciamo arrabbiata. che il primo approccio, chiamiamolo così, non è stato dei più azzeccati, insomma. E poi come si è sviluppato?
sviluppare, cioè, ovviamente questa cosa non ti dava nessun vantaggio, cioè non giovavi di nulla, no, anzi forse regredivi. In realtà il problema, io, chi mi vede camminare, io non ho una camminata fluida comunque, perché ho avuto per un po' di tempo, un po' di anni, questa tipologia di protesi che comunque mi ha rovinato l'insegnamento del cammino, perché per quanto potessi avere una fisioterapista bravissima che mm-hmm. ci metteva tantissimo impegno, provava a darmi delle dritte, era comunque una cosa che mi ha portato a rovinarmi un po' sul cammino. Quindi okay. Io, per quanto io avere la protesi più tecnologicamente avanzata, ho i miei vizi comunque di cammino. C'è da dire anche che io ho anche, nell'incidente ho riportato anche un trauma al piede, anche al piede destro, quello che non è stato un però mi hanno amputato mezzo alluce ed è stato tutto ricostruito, quindi non posso fare totale affidamento su, anche su quel piede lì. Per cui diciamo che è andata così. Negli anni poi fortunatamente... le cose sono amputato. Migliorate decisamente. Diciamo che fino ai 18 anni, dai 15 ai 18 anni, ho avuto un po' questo trauma delle protesi. Ai 18 anni mi hanno dato il permesso appunto di montare questo ginocchio elettronico e quindi lì mi è un po' cambiata la vita, nel senso che sicuramente sono diventata molto più autonoma, non avevo certo. Più bisogno. Bisogno poi di qualcuno magari ce l'hai in determinate situazioni. Però ho iniziato a condurre una vita un po' più normale, in autonomia, senza aver paura soprattutto di cadere. Perché io quando sono ritornata a scuola, il settembre successivo, diciamo, all'incidente mm-hmm, che avevo sì. Primo giorno di scuola, palestra piena di gente, faccio un passo indietro, per sbaglio, perché non avevo realizzato, sì. Mi ritrovo a capito? Quindi c'è su traumi che poi... Diciamo che il primo anno Alessandra mi sembra di capire che era stato un po' travagliato. È stata un po' traumatica la situazione. Detto ciò, negli anni... Andiamo avanti, appunto, ritorniamo ad oggi. Adesso fai CrossFit che, insomma, voglio dire, è un'attività abbastanza impegnativa, insomma... sotto tanti punti di vista. Appunto, vediamo ad oggi, quindi tu pratichi questo, hai iniziato con dei person, tu adesso mi hai detto che invece ora fai le classi insieme alle altre persone. Ecco, parliamo un po' del tuo primo giorno, cioè la prima volta che il tuo coach ti ha buttato a fare la classe, cioè, Alessandra, sei pronta? Proviamo a fare la classe. Quindi ti sei dovuta adattare ad altre persone, agli spazi, mentre lo spazio prima era tutto per te, il coach era tutto per te, adesso devi condividere. Com'è andata? Bene, perché in realtà diciamo che sono sempre un po' coccolata, nel senso che sia dai coach che comunque tutti quelli che ho conosciuto negli anni che sono passati dal box hanno sempre avuto un occhio di riguardo per me e potrei ringraziarli tutti dal primo all'ultimo e altrettanto i compagni, nel senso che comunque quando possono dare una mano anche semplicemente a prendermi che ne so i dumbbell o dei carichi, quando c'è la possibilità sono sempre molto aiutata. Io sempre un po' di pareggiarmi a loro, ecco, per cui per me è sempre da stimolo avere a che fare con le altre persone, perché ovviamente poi è un punto di riferimento hai un po'. Cosa? Hai una sorta di punto di riferimento. Sì, certo, ma poi è inevitabile che a volte le ripetizioni per me sono scalate o vengono diminuite, le calorie certo. sono meno. Ieri c'era un workout con la bike, ovviamente anche lì le calorie le abbiamo un po' diminuite, però noi alla fine facciamo quello che è adatto per il nostro corpo. Quindi a te,
Scusami se ti interrompo, quindi il tuo primo giorno dove hai fatto la classe, perfetto, insomma, eri in mezzo alle persone. E invece tu come hai, forse mi hai anche già un po' risposto, ma invece tu come hai recepito il fatto di essere tu arrivata in una classe, tu con una protesi, quindi più lenta magari su determinate cose? Cioè, hai trovato, sguardi perplessi? Come l'hai vista? In realtà no, nel senso che vabbè, comunque io bazzicando già il box da qualche anno anche con i perdi, le persone che frequentavano il box bene o male mi hanno sempre un po' incrociato. Quando facevo i personal mi spronavano da fuori e invece poi mi hanno ritrovata lì in classe, quindi comunque ho sempre ritrovato persone che mi hanno sempre visto con ammirazione e con... Quindi tu ti ritrovi molto in questo senso di community che c'è in E... questo sport che sicuramente si differenzia da altri. Sì, assolutamente, perché comunque c'è proprio questo senso di, appunto, di community, questa voglia di aiutare sempre l'altro, di spronarlo a fare meglio. Quindi assolutamente sì, ho sempre trovato veramente persone carinissime, gentilissime. E No, non posso dire niente. niente di sì, pronta ad aiutarti a incitarti di non mollare, come si fa insomma tra compagni, insomma, durante. Prima di qualcun altro lo incitavo, eh. Non succede quasi mai, però se capita. Senti, invece parliamo invece della tua pagina. Tu mi hai detto che insomma qualche anno fa poi hai aperto una pagina Facebook, Noi Amputati. Come ti è nata l'idea di aprire questa pagina? Allora, in realtà quella pagina era nata perché quando ho poi messo quel famoso ginocchio elettronico ai 18 anni, ho dovuto fare una sorta di riabilitazione per imparare ad usarlo nel centro protesi dove stavo facendo la protesi, appunto. E quindi in quel centro protesi ho conosciuto tantissime persone in quei mesi. Per cui diciamo che la mia in realtà era nata più come una sorta di gruppo per ritrovarci un po' tutti da varie parti d'Italia, quindi era una scusa per ritrovarci un po' tutti. In realtà il passaparola è stato così forte che il gruppo ad oggi conta 1500 persone circa, tra addetti ai lavori, fisioterapisti, tecnici ortopedici, amputati ovviamente e via dicendo. Quindi in realtà poi era nata così come una sorta di gruppo di WhatsApp dei tempi per tenere contatto e poi... E dato che questo gruppo qui, così bel nutrito, dove c'è un po' di tutto, no? Sapendo che tu hai iniziato a fare CrossFit, sport, cioè sei riuscita a contagiare qualcuno? Cioè qualcuno, sapendo che tu iniziavi, ha detto, ma sì, ci provo anch'io? Ma in realtà, nel senso che io sembra che sono molto così social, in realtà su alcune cose sono, cioè, Privata. sono molto, dicevo che io su alcune cose sono molto riservata, quindi non sono una che dice, ah sì, ho iniziato a fare CrossFit, perché non provate anche voi? C'è da dire che negli anni però ho conosciuto atleti adaptive, ho conosciuto Andrea De Beni, che è un ragazzo fortissimo, tra l'altro, che anche lui è adatto. Un altro ragazzo che già conoscevo in realtà, che poi però ha iniziato a fare CrossFit, è Lorenzo Costantini, che anche lui è Sì. un ragazzo molto, molto in gamba, diciamo. E noi, tra l'altro, avevamo fatto insieme anche una gara Torino Challenge. Ora non Ma vorrei. dai, quindi avete fatto un Vorrei team, ricordare una prima gara adaptive, quindi c'erano anche quindi degli dei altri ragazzi. singolari, ognuno tu gareggiavi nel femminile, lui nel maschile. Sì. E
ovviamente con le varie categorie, non eravamo tantissimi, però è stata alla fine una bella esperienza perché ci siamo ritrovati un po' tutti lì e l'abbiamo fatta, ecco. Poi io ma ancora neanche pronta per una gara, infatti quella gara mi è costata 2 settimane di letto e punture perché mi ero bloccata con la schiena. Però non è mollata, Alessandra, se siamo qui a parlarne. No, no, poi è andata bene in realtà. E sei guarita, sì. Ma invece, invece quello che appunto mi veniva da pensare, tu pensi che adesso si parla molto di inclusività, no? Tu sei testimonial di un'associazione appunto di Bionic People che tra l'altro diciamo che uno dei fondatori è Alessandro Ossola, giusto? Esatto. Che è il ragazzo, per chi ha visto recentemente le Paralimpiadi, che è andato in finale 100 metri, insomma, voglio dire, siamo andati veramente oltre. E quindi questa associazione dove tu sei testimonial, adesso qua mi spiegherei bene, tratta molto il discorso dell'inclusività. Tu mi dicevi che insomma poi il messaggio che volete dare è anche magari facendo appunto degli incontri nelle scuole per parlare di questo argomento. Cosa mi sai dire sia dell'associazione e per quanto riguarda il discorso secondo te inclusività? C'è tanto da fare? Come siamo messi secondo te qui in Italia? Male. Ecco. Parliamone. No, diciamo che stiamo andando rispetto negli anni sicuramente siamo migliorati. Bionic People sicuramente è un'associazione che ha come obiettivo questo, andare soprattutto nelle scuole che alla fine sono i ragazzi sono il nostro futuro. Certo. E far comprendere loro che avere una disabilità non vuol dire per forza vita finita, disabile, non faccio più niente, non succede più niente, basta. In realtà c'è molto, molto, molto da fare. Uno può condurre una vita davvero normale se ha la volontà per farlo. E per cui Bionic People ha proprio questa mission di appunto far comprendere a tutti, non solo ai ragazzi, che è giusto che le persone disabili vengano incluse nella società moderna, cioè non ce n'è, sono una risorsa comunque, secondo me. E per cui è giusto che se ne uno parli. Non ti occhio, ah madonna, quello è disabile. No, cioè nel senso... Io faccio sempre questo esempio, poi dirò una piccola parolaccia e ok. Io sono dell'idea che se uno è bravo da persona normale, è bravo da persona disabile. Se uno è stronzo da persona normale, è stronzo da persona disabile. No, non ho questa... cioè la mia idea è sempre stata questa, nel senso che... il disabile non deve essere visto per forza come... il poverino, ma non deve neanche essere visto come quello è disabile, non può fare niente, ecco. Certo. E quindi tu tu mi hai detto che ancora non ha, per la questione Covid, ancora non sei riuscita ad andare, anche per questioni lavorative, tu mi dicevi a parlare qui nelle scuole, quindi direttamente con i ragazzi, quindi una cosa che ti riprometti di fare nel futuro. Sì, anche perché poi in realtà siamo diversi testimonial sparsi per l'Italia e diciamo che in base a dove si tengono gli incontri, nelle regioni dove si incontri va il testimonial della regione, ecco. Quindi diciamo un po' per Covid, un po' per quando c'è stata opportunità, per problemi miei professionali non sono riuscita ad andare, come hai detto tu mi sono ripromessa quando non appena ce ne sarà la possibilità di andare e di parlare, di presentare anche me i miei progetti o comunque quello che faccio. Certo. E tu, cioè tu che vivi in prima persona questa realtà, quindi di una ragazza disabile ma che fa tutto, insomma, no? Secondo te
Cioè, se tu potessi fare qualcosa, no? Avessi degli strumenti in mano per poter fare qualcosa, parliamo sempre di inclusività, quali sono la prima cosa, le prime cose che secondo te ci sarebbe da fare? Cioè, Allora, la prima cosa, parlo da amputata in questo caso e non da sì, disabile, perché nel senso, brava. beh, no, Bisogna per dirlo bene, è vero, hai ragione. il semplice fatto che ti spiego, le persone amputate purtroppo sono divise in due categorie ad oggi in Italia. Le persone invalide INAIL e quindi comunque infortunati sul lavoro, che hanno posso dire fortuna, sì, lo dico, la fortuna di essere in lavoro e di conseguenza l'INAIL, essendo un'assicurazione, gli copre tutte le spese che riguardano le protesi. Ok? Ok. Invalidi civili purtroppo invece hanno si chiama nomenclatore, che è diciamo la brutta listino prezzi delle protesi che ti passa l'ASL, che è 1.999 in lire ancora, è stata fatta dalla conversione in euro solo per esigenze economiche, diciamo, e di conseguenza ci sono le persone che vengono amputate per incidenti, che magari hanno un risarcimento e di conseguenza si possono permettere Permette. delle tecnologicamente avanzate, che vi assicuro non hanno dei costi bassi, perché si va dai 3.000 agli 85.000 euro, quindi costo di un Caspita. monolocale, e persone che purtroppo vengono amputate per malattie quali tumori, problemi vascolari, eccetera, eccetera, che ad oggi, se non hanno un po' di soldi messi da parte, non si possono permettere niente se non il piede di legno che ti passa l'ASL e il ginocchio bloccato da vecchietto di 90 anni senza togliere nulla al vecchietto. Chiaro. Beh, io quando vedo ragazzi di 20 anni, 25 anni, che sono costretti ad avere delle protesi non all'altezza loro e delle loro capacità perché non hanno le possibilità economiche, divento un po' una piccola bestia. Quindi diciamo che se potessi fare qualcosa, la prima cosa che farei Rendere è accessibile a tutti. Vedi, interessante questo che mi dici perché appunto questi discorsi, questi argomenti, diciamoci la verità, se ne parla poco, si sa pochissimo in Italia. Io in prima persona sto scoprendo con te queste cose qui che assolutamente non sapevo, non ero a conoscenza. Vedi, interessante quello che ci dici. Quindi una delle primissime cose che tu faresti è quella di rendere accessibile un po' a tutti la questione protesi, che appunto, come dici tu, in un certo senso c'è serie A, serie B anche in questo settore, mi fai capire. Infatti, Ecco, ho colto nel segno. aspetta che accendo la luce perché vedo che Sì. sono qui. Forse ora mi vedete meglio. E per questo, in realtà, sotto questo aspetto, ci sono molte, è brutto da dire, ma ci sono molte liti, io lo vedo nel gruppo, no? Perché le persone che non hanno niente, o comunque hanno poco, si arrabbiano con quelli che hanno molto. Per cui a me fa rabbia questa cosa, nel senso che non è né colpa di chi ha tanto e né colpa di chi ha poco, nel senso che chi ha tanto ha avuto nella sfortuna la fortuna di essere assistito da un'assicurazione. Certo. Invece chi ha poco ha la sfortuna di non avere un sistema sanitario che lo assiste sotto questo punto di vista, però si creano proprio delle liti tra le persone che dicono: ah no, perché tu sei fortunato che sei in che non sono neanche belle, perché quello non è che ha Chiaro. scelto di essere fortunato mentre era a lavorare, nel senso, quindi Certo.
fondamentalmente. È un'altra cosa che ti verrebbe in mente? Che dici, un'altra cosa che si potrebbe fare? Un'altra cosa che si potrebbe fare. Chi meglio di te può dircelo? E quello è il mio proprio Quello è il cosa. tuo cruccio, a quanto ho capito, ma mi sembra una questione abbastanza, voglio dire, non da poco. Un'altra cosa che si potrebbe fare, che farei, ma sempre per mia passione personale, è rendere accessibili le spiagge. Ecco, Perché parliamone anche qui. le spiagge purtroppo sono in Italia, iniziano a esserci un po' di spiagge accessibili, ma se non ti organizzi a modo tuo, difficilmente fai un bagno in mare, nel senso che ci sono sempre quegli 8 km di passerelle se vai in riviera, così, o magari spiagge proprio che non ne hanno. E diciamo che arrivare al mare è complicato per chi ha una protesi, perché chi usa la protesi si affonda con la protesi dentro la sabbia, Certo. usa si affonda con le stampelle dentro la sabbia. Di conseguenza, siccome a me piace andare al Beh, mare, direi, dai, ne hai tutto il diritto. diciamo che sì, una cosa che farei è rendere accessibili le Quindi spiagge, anche perché. concretamente cosa, ci vorrebbe una passerella, tu mi dici, una struttura che ti consentisse. Fino a dentro al mare. Cosa che tu Basterebbe. riscontri, hai riscontrato magari, non so se tu hai viaggiato all'estero o che tu sappia che invece ci sono realtà differenti dall'Italia che appunto sono più attrezzate su questa tematica qui. Allora, so che sicuramente ci sono, non ti so dire il luogo, perché tra l'altro leggere un articolo qualche giorno fa, ma non ricordo il luogo. A esserci ci sono sicuramente, però diciamo che io ho viaggiato, nel senso che mi è capitato anche di andare in Grecia, in Spagna, così. Loro hanno molto tante spiagge libere e le spiagge libere sono ancora peggio di quelle attrezzate, nel senso Non c'è che nulla. è stata una mezza passerella, ce l'ha. Le spiagge libere sono proprio, si chiamano libere, forse per quello, però un minimo di, cioè non dico che bisogna mettere passerelle di plastica ovunque, ecco, se vogliamo metterla sotto quel punto Certo. di vista. Però io ad esempio sono andata a Lampedusa, non sono potuta scendere nella famosa spiaggia dei conigli perché comunque c'aveva una discesa così. E per arrivarci era praticamente non era tanto quanto scendere, tanto La salire. risalita. Esatto. E comunque, essendo una spiaggia libera, diventa un po' tutto complicato. E poi ci sono persone che si adattano benissimo. Ho un amico che fa tranquillamente spiagge libere, si attrezza così. Per come la vedo io, comunque, anche semplicemente per appoggiarmi, per togliere e mettere la protesi, avrei necessità di Certo, questo. adesso abbiamo parlato di cose negative che in Italia appunto si potrebbero fare, che tu faresti se, ecco, se Alessandra fosse il ministro della salute, mettiamola così. E invece dimmi, c'è qualcosa di positivo, c'è qualcosa che invece sei contenta, dici, però questa cosa qui funziona da noi. Dimmi che c'è qualcosa. Dimmi che c'è qualcosa, Alessandra. Ride, Alessandra. Non ti viene in mente, vuol dire che non. Ci devi riflettere, ragazzi. Se Alessandra non le viene in mente nulla, o comunque se c'è qualcosa non è così eclatante, non è così, come dire, importante, vuol dire che c'è tanto da fare e siamo indietro. Ma anche perché, cioè, ad esempio, ti posso dire che nel mio paese il rilascio del tagliando invalidi funziona benissimo.
ci sono, ho scoperto tantissimi altri paesi, tantissimi altri comuni che vogliono la relazione del medico, la relazione di quello, la raccomandata in carta bollata. Cioè, capisci bene che se io ti presento un verbale di validità e ti attesto che ho una disabilità fisica, non mi puoi chiedere la relazione del medico, perché te lo sto dicendo già che sono disabile, capito? Sono i Quindi anche volendo cose che... controsensi italiani, Alessandra, come dire. E Esatto. invece senti, adesso abbiamo un po' divagato, però a me piace un po' sviscerare tutti gli argomenti, no? Ritorniamo al nostro argomento, cioè tu che fai CrossFit, che insomma non hai mollato, ti sei addentrata appunto in questo sport bello strong e mi hai detto che tu qualche garetta l'hai fatta. Parlami un po' della tua prima gara, cioè come è nata l'idea della tua prima gara? È stato il coach che ti ha detto, Alessandra, proviamo? O è una cosa che è partita da te, ti ho detto il coach, ma io me la sentirei, che dici? Com'è Ah, nata? in realtà l'unica gara vera che ho fatto è stata appunto la Torino Challenge, che è nata dai ragazzi, oddio, non voglio sbagliare il nome del box, comunque da chi organizza la Ok, Torino ok. e per fare brutte figure, dovrebbe essere voi, sono sicura. E quindi diciamo la prima gara vera l'ho fatta lì. Di mio ho fatto delle qualifiche perché ho detto che no, come al solito, dico perché non mi voglio ammazzare, qualificare per i Budapalusa, che al massimo me ne vado a. Alessandra, dato che sappiamo che per le qualifiche ci vuole la prova video, avevi anche la prova video se ti ammazzavi in quel momento. Esatto, quindi c'ho proprio tutto filato. In realtà sono sempre andata molto bene e Udapalusa ero arrivata, passavano le prime 10 adaptive e arrivata 12esima o 13esima, quindi in realtà per poco non mi ero qualificata. Caspita. Ma senti, quella tua unica gara che poi alla fine mi hai detto hai fatto a Torino, sensazioni? Sensazioni, è stata difficile. Molto difficile, soprattutto perché sono uscita un po' dalla mia comfort zone, nel senso che io con il mio coach o comunque con i ragazzi che mi hanno allenato negli anni, mi allenano così, ho questa sorta di confidenza nella quale gli dico: io questo movimento lo faccio così. Lì non, diciamo che il movimento doveva essere perfetto, preciso, C'erano degli standard da rispettare. avevamo un giudice cattivissimo che tutti conoscono. Tra l'altro, anche lì una cosa che mi ha fatto arrabbiare tantissimo dovevamo fare dei push press Col con la mascolina. bilanciere. Sì, con la muscle bar però. E lì io ero distrutta, avevo fatto l'ultima ripetizione per sbaglio, che non lo sapevo e non lo faccio mai perché non è mia abitudine, ma per sbaglio ho droppato il bilanciere e hanno dato l'ultima no rep, cioè proprio ignoranza, cioè nel senso non lo sapevo, non si potesse droppare, anche perché appunto è una cosa che non faccio mai perché io sono molto sempre delicata con il mio bilanciere, lo tratto bene, ecco, lì proprio ero proprio distrutto, ho detto va e niente, quindi detto ciò diciamo che appunto essendo uscita un po' dalla mia comfort zone sono stata non, ti dico la verità, non l'ho vissuta benissimo, nel senso che poi anche l'ultimo workout erano dei movimenti che io non ho mai fatto, nel senso che c'era il pull-up, c'era la rope, c'erano comunque movimenti per me difficili. E quindi ho rinunciato a fare l'ultimo workout, ma per me è stata una sorta di fallimento, nel senso che del fatto che
Non riuscì, non eri in grado di, non l'avessi mai provati. Esatto, e non c'era neanche la possibilità di, cioè anche se li avessi voluti scalare, comunque erano movimenti talmente difficili che non si potevano. Ma secondo te era sì, ok, un impedimento fisico, nel senso perché non l'avevi mai provato e quindi non eri comfort con quel movimento, ma c'era anche una componente psicologica, mentale, cioè secondo te l'approccio mentale ha un po' influito sulla tua performance? Molto mal di schiena, nel senso che mi ero fatta male probabilmente in qualche workout prima, quindi probabilmente quello un po' influito, però per come sono fatta io, se vedo che una cosa non la riesco a fare, ma non perché non ho voglia di farla, ma perché so che proprio il mio fisico non la sa fare, non è capace. Ok. E neanche uno di quei movimenti potevo fare e mi ha fatto venire un po' di rabbia, ecco. Detto ciò, sono dei movimenti che a tutt'oggi non so fare, nel senso che non è che poi sono tornata e ho detto li faccio. Perché? Perché comunque ho delle skills ancora base, nel senso che io non, più di 2 o 3 volte a settimana non mi sono mai allenata. Cioè, io il CrossFit alla fine lo faccio perché mi fa stare bene fisicamente, perché Certo. comunque anche sia forte a livello muscolare e tutto, però non voglio neanche arrivare a quel livello che dico, ah no, devo farlo per forza, perché Non sennò. vuoi essere, tra virgolette, dipendente da ciò, ma lo fai soltanto perché ti fa star bene e ti piace le sensazioni che ti dà nel farlo. Quindi se aumentare il carico sono contenta, se un giorno riesco a fare meglio qualche cosa alla sbarra sono contenta, però non sono appunto quella che dice no, devo farlo per forza, se non E viene un. mi sembra anche giusto, insomma, voglio dire, ognuno poi, come dire, la vive in un certa maniera. Chi come te, e non solo come te, vuole farlo appunto per stare bene, appunto, va quelle 2 o 3 volte a settimana. Chi magari ha un approccio un po' più da atleta, diciamo così, perché vuole in futuro fare delle gare. Parliamo del futuro, siamo quasi agli sgoccioli. Invece qualche altra garetta ti ci vuoi cimentare? Puoi dire basta, ho dato. Non lo so, Ecco. realtà non ho questo spirito agonistico, nel senso che anche prima di fare CrossFit ho fatto altri sport così, Sì. ma io lo sport faccio perché mi piace farlo, non perché voglio competere, capito? Ok. Anzi, mi mette ansia. Per cui, se devo vivere una cosa con l'ansia, vuol dire che non è una cosa che fa per me o che comunque al momento non sono pronta a fare. Per cui, se il mio box organizza la garetta interna, io sicuramente me la faccio perché mi diverto a farla. Se devo fare una cosa, un banco di prova dove io devo dimostrare a tutti i costi che sono capace di fare una cosa, quando in realtà magari non sono neanche capace, nel senso che non mi va, non, la vedo un po' così, ecco, è una cosa che mi deve far Certo. stare, mi porta ansia, che a volte può essere positiva, ma come la vivo io non lo è, ve lo assicuro. Io comunque dico sempre che la componente comunque psicologica un po' per quanto riguarda lo sport, e tu in un certo modo me lo stai confermando, è importante. Cioè, non soltanto la preparazione fisica ti appunto ti rende appunto preparato per fare determinate cose, ma quel quid in più sicuramente te lo dà anche una motivazione che parte nella tua testa. Infatti è una figura che esiste da poco, però il mental coach comunque, e vuoi non vuoi, secondo me serve, nel senso ai livelli agonistici, ad alti livelli agonistici, è una figura veramente interessante perché comunque ti può Vero? portare ad avere quella cosa in più, quello Vero. stimolo in più e
magari senza di lui non, o lei non hai, non arrivi a raggiungere, Sì, ti capito? smuove quei meccanismi giusti che magari dentro di te si sono bloccati, come mi viene adesso da pensare, come è successo alle recenti Olimpiadi a Simone Biles, la ginnasta americana, insomma, strafamosa, stralodata, che sicuramente tutta questa tensione mediatica, questo peso se l'è sentito sulle spalle e nella testa, che l'ha bloccata e ha fatto poco, insomma. Quindi io quando parlo un po' con le mie ragazze, le donne che intervisto e non solo, mi raccontano appunto che la componente psicologica, è quel qualcosa in più, quell'allenamento in più che sicuramente fa la differenza. Sì, anche secondo me è così, è E così. anche tu, Alessandra, me lo confermi. Che dire, Alessandra? Insomma, abbiamo parlato di tutto. Ci hai raccontato di te, ci hai raccontato di come hai iniziato appunto a fare CrossFit. Quindi, ragazzi, non abbiamo scuse perché, insomma, possiamo farlo tutti, lo sport, sicuramente. Vi invito, ripeto, a guardare i video di Alessandra mentre salta la corda, fa altre. Anzi, aspetta, mi viene in mente, prima di chiudere, Alessandra, la skill che ami e la skill che proprio odi. Allora, la skill che amo sono i dumbbell snatch. Dumbbell snatch e back squat sono i miei movimenti del cuore. Bene, e quelli proprio. Quelli proprio. Paradossalmente lo snatch col bilanciere. Sì, perché è molto più No. tecnico, sì. E poi soprattutto non avendo la spinta di gambe forte e devo tenere la presa molto stretta, cosa sbagliata nello snatch, lo sappiamo benissimo, e di conseguenza è tutto molto muscle, per cui io ho determinate, Fai cioè, molta oltre fatica. io e soprattutto sulla schiena, e anche il deadlift, che direte voi, il deadlift. Dai! Ma scusa Oh. Alessandra, adesso prima di chiudere, tu vorresti dirmi che a te piace fare i burpees? Nel senso che io non li faccio mai, quindi per me non Ma esistono, non neanche un esistono. po' tipo versione down up, quindi senza. Piacciono, cioè nel senso faccio volentieri. Vedete, insomma, ognuno c'ha le sue. Sì, perché secondo me poi io, avendo il movimento un pochino più rallentato, lo gestisco meglio Ok. rispetto a un passo che deve essere proprio spinto bene. Sì, più dinamico, che sappiamo, insomma, che arrivi con la lingua di fuori. Bene. Mi è venuto così flash da farti questa domanda, quindi stavo chiudendo dicendo, insomma, sono contenta comunque concludendo di aver parlato con te, ci hai spiegato delle cose che non sapevamo del mondo adaptive, quindi il CrossFit e lo sport in generale è per tutti, possiamo fare tutti, tutto tutti, sicuramente una componente psicologica è partecipe a questo tutta voglia di fare, di non mollare, di non abbattersi, cosa che appunto Alessandra non ha mollato, si è reinventato, continua a fare CrossFit e chissà, lei dice che non lo sa se farà qualche altra garetta, magari ragazzi, Dummies at the Box sarà lì mentre Alessandra parteciperà a qualche garettina e noi saremo lì a fare qualche telecronaca, qualche intervista live. Alessandra e a tutti i ragazzi. Vi Bene, avviso. mi avvisoci Alessandra, guarda, sono veramente grazie, grazie tantissimo, sono contenta di averti sentito, teniamoci in contatto. Ciao Alessandra! Karen. Ciao, ciao! Grazie, buona Grazie a serata. te, ciao! Ciao.